piano sequenza la Andy Warhol e si inizia a raccontare. Vabbè, in genere succede questo. Te ne stai per conto tuo cercando di ricordare come andare sullo skate, come facevi più di 10 anni fa, quando Facebook, mamma mia sto invecchiando, ti ricorda che è il compleanno di qualcuno che in qualche modo è entrato nella tua vita, come un vecchio amico, un compagno di classe, una ex. Tap, dopo tap, dopo tap, dopo tap, scopri che in realtà quella persona conosce un'altra persona che hai conosciuto in un'occasione totalmente diversa e che quasi sicuramente non sa che siete collegati da una conoscenza in comune. E questa cosa inizia a farti un sacco strano perché pensi, come cavolo è possibile? È possibile, perché in realtà siamo tutti collegati. Hai mai sentito parlare della teoria dei 6 gradi di separazione? In semiotica e in sociologia è un'ipotesi secondo la quale ogni persona è collegata a qualunque altra persona o cosa attraverso una catena di conoscenze e relazioni con non più di 5 intermediari. Bello, vero? Secondo alcuni ricercatori, i gradi di separazione, oggi, sono comunque 6. Secondo altri, invece, si sono considerevolmente ridotti. Ma se devo dirla tutta, ogni tanto, se mi guardo intorno, l'impressione è che sembrano essersi ridotti a 0. E questo, in gran parte, è dovuto ai social. Siamo abituati a condividere ogni cosa che facciamo. Potenzialmente una storia o contenuto che pubblichi può andare virale. Ed è una cosa pazzesca. Possiamo raccontare storie utilizzando una tavoletta di vetro temperato e alluminio che teniamo in tasca. C'è un bel tramonto? Scatta e condividi. Ti portano un bel piatto? Scatta e condividi. Incontri una persona dopo tanto tempo? Scatta e condividi. Vedi qualcuno in difficoltà? Scatta e condividi. In questo caso magari no. Tutti siamo collegati con tutti, ma a decidere come spesso non siamo noi, ma gli algoritmi e l'intelligenza artificiale che li governa. Quindi, come si gestisce questo potente mezzo? Anche quest'anno sono tornato al Safer Internet Day, l'evento legato alla giornata mondiale per la sicurezza in rete, organizzato da Generazioni Connesse, il Safer Internet Center italiano, cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'obiettivo della giornata è quello di fare squadra fra tutti i protagonisti della rete per rendere insieme Internet un posto più sicuro. Ci sono quindi gli studenti e le istituzioni come... Conoscere persone online è pericoloso? Su internet ci sono tanti rischi che i giovani devono imparare a conoscere per riconoscerli quando li incontrano, dal cyberbullismo alle estorsioni sessuali. E questo lo si fa parlandone con loro, parlandone con i genitori, parlandone con gli insegnanti. Quando si conosce il rischio, si può capire questo comportamento sbagliato, illecito, illegale, possa essere subito interrotto. L'abbattimento dei 6 gradi di separazione si vede in particolare in mondi come quello del gaming. Ora possiamo giocare con uno o una qualsiasi che vive, che ne so, in Australia. Ma questa apertura totale può essere un pericolo per gli adescamenti online. Possiamo giocare con chiunque praticamente, ma oltre ad essere una cosa positiva è anche una cosa negativa, perché logicamente possiamo incontrare chiunque. Lo schermo ci protegge, quindi il vigliacco è dall'altra parte, ci può fare del male, oppure siamo noi stessi a fare del male all'altro senza renderci conto. Prendiamo il bullismo, sì, che è sempre esistito. Il bullo in classe aveva una, diciamo, esperienza circoscritta alla classe. Il bullo che fa un insulto online, questo insulto ha un riverbero che è devastante e può portare nella vita della vittima delle conseguenze devastanti. Quindi sì, il web ha aperto la porta a nuove insidie, ma anche a nuove soluzioni. Basti pensare anche al lavoro da remoto o all'intelligenza artificiale, che a sua volta ha permesso lo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento per garantire un impatto positivo e più inclusivo per tutti. O almeno questo è quello che dice di se stesso ChatGPT. In effetti era fin troppo chiaro e lineare per essere scritto da me. Si notava? E allora è giusto riflettere sui tipi di impatto che potrà avere questa tecnologia sulle future generazioni? L'ho chiesto a Diego Fusina, storyteller su TikTok, un content creator che tutti conosciamo perché ha fatto della divulgazione la sua missione. La scuola e la vita dei giovani può migliorare grazie alle nuove tecnologie?
Sì, secondo me in realtà è già un po' migliorata, basta pensare tutto la LIM, il registro elettronico, che magari semplificano molte cose. Banalmente, non so, il poter correggere i compiti con l'intelligenza artificiale senza dover aspettare 2 settimane. Sì, lo vedi più come un beneficio che come una cosa negativa. Perché alla fine da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Mia frase preferita. Grande. Ma a proposito di giovani, cosa ne pensano i ragazzi dello Youth Panel? Cosa? Non ti ricordi cos'è lo Youth Panel? Dannazione, ma devo ripeterti proprio tutto! È il gruppo di consultazione di generazioni connesse, composto da giovanissimi e giovanissime, che hanno l'opportunità di portare proposte concrete presso le istituzioni con lo scopo di migliorare il mondo digitale, che inevitabilmente ha un impatto cruciale su quello analogico. Allora, l'intelligenza artificiale ha portato dei benefici, delle opportunità, ma anche dei rischi. Cosa ne pensi dopo la giornata di oggi? Sicuramente è un tema molto vasto. Difatti è forse proprio l'idea della stessa intelligenza artificiale, qualcosa di nuovo che ci spaventa. Un po' rischiamo di essere davvero un Antigone, cioè eroi per aver creato qualcosa che sia davvero evolutivo per noi, che ci possa davvero essere d'aiuto. Quindi io credo che ci sia solo un'opportunità di crescere. Tu credi di... Credi che un giorno ti scontrerai con questa cosa dell'intelligenza artificiale? Allora... Nel tuo futuro in generale, anche nella vita di tutti i giorni e nella tua professione, in quello che vorrai diventare, in quello che vorrai essere? Inevitabilmente sì, è un po' una questione di incontro e scontro, è come tutte le cose, no? Quindi ci si è davanti sempre a diverse difficoltà nella vita o in generale con i cambiamenti, ma difatti è proprio il cambiamento a portare avanti la tua stessa vita, a renderla diversa, altrimenti sarebbe tutto monotono. Il web, internet, i social, sì, insomma, avete capito, hanno azzerato totalmente i gradi di separazione. E questo inevitabilmente ha portato tante innovazioni incredibili, ma anche tanti rischi. Adesso prendi appunti perché sto per dire una cosa davvero importante. Qualsiasi dubbio tu abbia o qualunque domanda, ricordati che Generazioni Connesse è sempre a tua completa disposizione visitando il sito generazioniconnesse.it, dove troverai ad esempio i consigli degli esperti per saperne di più su temi molto sentiti dalla Generazione Z. Proprio perché metaverso, intelligenza artificiale, gaming, social, alla fine sono solo strumenti tecnologici e proprio come gli strumenti analogici hanno bisogno di tempo, di consapevolezza, di conoscenza e soprattutto di pratica per essere utilizzati al meglio. Quindi se non riesci a capire come farlo subito o hai dubbi, problemi, incertezze, ci sta! Mettiti in testa che a prescindere dai tuoi tempi, ma a prescindere da tutto, non essere i più belli, più intelligenti, più capaci, non essere perfetti, ma essere diversi è dannatamente spettacolare.